tentare di dialogare anche con la nostra forza politica opposta, cioè con il Partito Democratico, perché sono persone serie, persone capaci, cioè, non, forse, ripeto, lo sto dicendo a titolo personale, ma penso che lo possano pensare anche loro di noi, cioè dobbiamo tentare insieme, pure leghiamo le antipatie, appello a volte qualcuno, certamente, dico, mi stai antipatico, però dobbiamo tentare di metterli di lato. Questi asti e queste tensioni e tentare di stringerci la mano per un patto per Cefalù. Questo non significa fare un'alleanza elettorale, no. Assolutamente, questo significa che a prescindere da come finiranno le elezioni bisogna tentare di non mettersi di traverso, bisogna tentare di lavorare insieme, bisogna tentare di capire insieme come risolvere i problemi di questo paese, che sono tantissimi, e se non li quantomeno non iniziamo a analizzarli adesso e tentiamo di capire adesso come poterli risolvere, noi siamo, io penso, mi dispiace essere molto pessimista, siamo rovinati, perché questo è il momento in cui Cefalù deve cambiare, Cefalù deve voltare urgentemente pagina, ma non perché sono i 5 anni di Guercio che hanno distrutto Cefalù o i 10 anni della Vicari che hanno fatto bene, hanno fatto male, qua c'è un problema di mala amministrazione che dura da tantissimi anni, cioè, quindi qua bisogna tentare di, lo vi dico fino ad asfissiare, bisogna mettere di lato i rancori e gli asti personali e le antipatie per tentare di creare un tavolo di lavoro, di concertazione con tutte le forze politiche che possano innanzitutto, prima della competizione elettorale, fare un patto, chiamiamolo d'onore, di rispetto, no? In modo tale che le campagne elettorali non sfocino sempre nei soliti attacchi personali e decontestualizzati. Ma invece dialogare insieme per vedere di confrontarci sulla base di programmi, sulla viabilità, tu che ne pensi, io che ne penso, il PD che ne pensa, quello che dobbiamo tentare di capire insieme come riuscire a risollevare un paese, cioè qua non possiamo pensare al partito che deve prendere 100 voti in più dell'altro, quindi dobbiamo fare una campagna elettorale in un modo a differenza di un altro, noi qua dobbiamo lavorare per la città, i partiti servono per tentare di creare quel collegamento tra rappresentato e rappresentante, ecco, cioè non possiamo fare. Ti volevo...